Perfetto, allora al solito avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante WebTV. La seduta di interrogazioni sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto, secondo le regole stabilite dalla Giunta Regolamento. E ricordo sempre che a chi è in remoto che intervenga deve essere visibile e udibile, quindi accendere telecamera e microfono. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di 3 interrogazioni e risposta immediata presentata da Lega, Forza Italia e Misto. Preliminarmente segnalo che il gruppo del Partito Democratico aveva presentato un'interrogazione a risposta immediata a prima firma Quartapelle sulle trattative in corso per ottenere il rilascio dei 18 pescatori di Mazara del Vallo trattenuti in detenzione a Bengasi. Come sappiamo, i 18 pescatori sono stati liberati, credo che tutti ce ne rallegriamo e quindi evidentemente cade, diciamo, l'interrogazione. Allora, ricordo che per le interrogazioni che discuteremo c'è un minuto di illustrazione dell'interrogante, il governo per 3, la replica dell'interrogante per 2. La prima interrogazione è dell'onorevole Valentini sulla dotazione ai consoli onorari dei dispositivi elettronici meglio conosciuti come valigette elettroniche, firmata da Valentini e altri, e la illustra, credo, l'onorevole Fizzera Nissoli. Prego, onorevole. Buongiorno, grazie Presidente. Buongiorno, signora Vice Ministro. Con questa interrogazione voglio stimolare l'amministrazione degli esteri ad un uso maggiore delle risorse tecnologiche per venire appunto incontro alle richieste dei servizi dei nostri connazionali all'estero. Si tratta della fornitura delle cosiddette valigette elettroniche per i consoli onorari. L'uso di tali dispositivi in un contesto in cui la pandemia rende difficili e pericolosi gli spostamenti verrebbe sicuramente incontro alle esigenze dei connazionali anziché spostarsi. E contribuirebbe anche a snellire il lavoro dei consolati. Molti connazionali mi chiedono come mai non viene implementato maggiormente l'uso di questi dispositivi innovativi, visto appunto i benefici che ne deriverebbero. Per tale ragione, signora Vice Ministro, le chiedo se intende dotare in tempi brevi i consoli onorari di tali strumenti, e cioè le valigette elettroniche, e di conoscere quante di esse siano state già fornite. Grazie. Il Governo. Grazie Presidente, ringrazio l'onorevole Nissoli e gli altri interroganti per l'interrogazione che mi fornisce l'occasione per confermare l'impegno della Farnesina nell'incrementare l'utilizzo e l'efficienza dello strumento delle postazioni per la captazione dei dati biometrici ai fini del rilascio del passaporto per i nostri connazionali all'estero. Ricordo che il progetto funzionario itinerante Consoli Onorari, sviluppato a partire dal 2018, ha conosciuto una notevole crescita negli ultimi anni. Dalle circa 3.600 pratiche effettuate nel 2018 si è passati alle quasi 19.500 del 2019, un valore più che quintuplicato. Per quanto riguarda l'anno in corso, caratterizzato dalla pandemia da Covid-19 e dalle conseguenti difficoltà, sono state effettuate sinora quasi 16.800 pratiche, un totale dunque di quasi 40.000 pratiche dall'avvio del progetto. Sono al momento dotati di postazione 114 consolati onorari. Considerati gli evidenti benefici del progetto per i connazionali all'estero, è in corso un'interlocuzione con l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato per finalizzare l'acquisizione di un'ulteriore dotazione di postazioni per funzionario itinerante all'esito della relativa gara, che è ora nella sua fase conclusiva. Ciò consentirà di pianificare l'attività di assegnazione delle postazioni aggiuntive già nei prossimi mesi. Le postazioni saranno successivamente distribuite presso le sedi della rete consolare sulla base dell'effettiva necessità, tenendo conto delle richieste effettuate dalle sedi, al fine di strutturare nel modo più efficiente possibile la strumentazione disponibile. L'utilizzo di questa risorsa si inserisce in un'azione complessiva della Farnesina tesa ad offrire servizi sempre migliori all'utenza anche facendo ricorso alle nuove tecnologie. Onorevole Nissoli. Non la sentiamo, deve accendere il microfono.
Eccomi. Sì, dico grazie signora Vice Ministro, sono soddisfatta della risposta perché sono anch'io sulla stessa linea e sono convinta che dobbiamo proprio accelerare sulla strada dell'innovazione che aiuta, come diceva anche lei, a migliorare i servizi e a rendere più veloci i relativi tempi di erogazione. Credo che bisognerebbe stimolare ancora maggiormente il poligrafico dello Stato a fornire queste valigette elettroniche in tempi ancora più celeri, perché ne va proprio dell'efficienza dei nostri servizi, in modo che migliorando i servizi ai connazionali snelliamo, come ho detto prima, le pratiche dei consolati e miglioriamo anche l'immagine del nostro paese all'estero. Volevo solamente sottolineare che mi spiace che avevo presentato un emendamento al bilancio proprio su questo tema e purtroppo è stato bocciato, però mi sarei aspettata, date appunto queste premesse, che l'aveste approvato. Grazie. Viene discussa questa interrogazione, la seconda interrogazione è Lupi e altri, però non è arrivato l'onorevole Maggi, aspettiamo. Allora passiamo a una terza, Zoffili e altri. Sull'eventuale infiltrazione del Partito Comunista Cinese nella rete diplomatica consolare. L'onorevole Zoffili è in collegamento? Ah no, è qui, chiedo scusa. Zoffili in presenza, prego, la puoi illustrare. Grazie, la ringrazio Presidente. Noi il 14 dicembre abbiamo letto sulla testata online, autorevole testata online formiche.net, siamo rimasti sconcertati di questa notizia che vedrebbe tra i dipendenti dell'ambasciata, del consolato, del consolato, dell'ambasciata, adesso controlliamo se è consolato o ambasciata, comunque della rappresentanza diplomatica in Cina, a Shanghai, vedrebbe un iscritto al Partito Comunista Cinese. Questa testata online, formiche.net, ha potuto visionare un elenco di iscritti al Partito Comunista Cinese nel quale figuravano molte persone che hanno ricoperto o ricoprirebbero incarichi in aziende occidentali importanti e anche attività lavorativa diplomatica presso i consolati, tra cui non solo quello dell'Italia, si scrive, ma anche si parla anche di Australia, Germania, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti, Sudafrica e Svizzera. Noi siamo sconcertati e riteniamo preoccupante, pericoloso dal punto di vista della sicurezza queste infiltrazioni. Chiediamo se è vero, insomma, quanto si legge, che riscontri ha il nostro governo italiano, lo chiediamo per suo tramite Presidente al Vice Ministro Sereni, che salutiamo e ringraziamo, chiediamo di fare chiarezza nel perimetro di una situazione che riguarda i rapporti diplomatici tra il nostro Paese e la Cina, dove come Lega rimarchiamo ancora una volta l'importanza della verità in questo ambito, ma anche per quanto riguarda la pandemia, la verità sull'origine del virus che viene taciuta dal regime cinese. Grazie. Grazie Presidente. Al fine di rispondere al quesito posto dall'onorevole Zoffili, occorre innanzitutto precisare che il reclutamento di personale a contratto da parte delle rappresentanze diplomatiche consolari nella Repubblica Popolare Cinese, tra le quali il Consolato Generale d'Italia in Shanghai, avviene tramite una... Scusate, però è molto complicato parlare così, abbiate pazienza. Ricomincio. Al fine di rispondere al quesito posto dal collega Zoffili, occorre innanzitutto precisare che il reclutamento di personale a contratto da parte delle rappresentanze diplomatiche consolari nella Repubblica Popolare Cinese, tra le quali il Consolato Generale d'Italia in Shanghai, avviene tramite una delle due possibili procedure di assunzione, che qui riassumo di seguito. Assunzione di impiegati di cittadinanza italiana o europea. La selezione si svolge secondo una procedura paraconcorsuale aperta, vigente per tutta la rete diplomatica consolare italiana e disciplinata da un decreto ministeriale, il numero 655 del 2001. Il rapporto di impiego è regolato con un contratto individuale di lavoro sottoscritto tra il console generale e il vincitore della selezione.
La seconda ipotesi invece è quella di assunzione di impiegati di cittadinanza cinese. Il reclutamento avviene tramite una procedura richiesta dalla legislazione locale che vincola tutte le rappresentanze diplomatiche consolari straniere accreditate presso la Repubblica Popolare Cinese, incluse quelle italiane. La necessità di assumere un'unità di personale deve essere segnalata tramite nota verbale al competente Dipartimento dei Servizi alle Agenzie alle Straniere. Nel caso in esame, il Dipartimento della Municipalità di Shanghai, ovvero lo Shanghai Foreign Agency Service Department. Tenuto conto dei requisiti indicati, il Dipartimento cinese propone una rosa di candidati che il Consolato Generale seleziona ricorrendo a procedure semplificate, colloqui attitudinali secondo quanto previsto dall'articolo 7,5 dello stesso decreto ministeriale citato. Il rapporto di impiego non è regolato da un contratto individuale di lavoro sottoscritto tra il console generale e il vincitore, ma da un accordo quadro stipulato tra il consolato generale e il dipartimento cinese, cosiddetto contratto collettivo. Tenuto anche conto della specifica legislazione cinese, mi pare opportuno precisare che gli impiegati di cittadinanza cinese reclutati tramite il Foreign Agency Service Department non possono in nessun caso e in alcun modo avere accesso a documentazione classificata. Occorre infine tenere presente che le limitazioni dell'accesso del personale a contratto alle informazioni non strettamente necessarie allo svolgimento delle loro funzioni e alle aree riservate rientrano tra le responsabilità del capo missione e seguono regole precise che vengono regolarmente verificate e ribadite in occasione delle visite ispettive. Prego, onorevole Zoffili. Registro che non sono l'unico ogni tanto a sbagliare il suo nome. Quindi questo vuol dire che non c'era una cattiva che mia intenzione. È Zoffili. Scusi. Va avanti, mi dispiace, ma da quando non sono in Parlamento i cognomi dei nuovi sono sconosciuti nell'accento, mi scusi. E poi l'accento può scorrere. Allora, Formentini, prego. Sì, grazie Presidente, grazie al Vice Ministro per averci chiarito, in vero con una risposta che è andata nel dettaglio burocratico della questione, ma non ha toccato l'elemento politico. Noi siamo sotto attacco da parte del regime comunista cinese, del Partito Comunista Cinese, come Italia, e non possiamo rispondere solo ripetendo che procedure burocratiche adottiamo e dicendo che teoricamente queste persone non avrebbero accesso ai dati riservati. Se ci consente Vice Ministro, noi non ci fidiamo e chiediamo uno sforzo maggiore, una pronuncia più forte del nostro Paese, perché mentre noi dormiamo veniamo infiltrati, violati i nostri dati, beffati e l'Italia diventa una colonia della Cina. Dobbiamo risvegliarci noi e tutta l'Europa che troppo a lungo ha creduto di poter fare affari con Pechino senza essere conquistata e dominata. Dagli Stati Uniti è partito questo appello al risveglio dell'Occidente, alla difesa delle istituzioni democratiche, dello Stato di diritto, delle libere istituzioni, di tutte le nostre libertà e autonomie. Non addormentiamoci davvero, continuiamo a combattere con orgoglio, non facciamo sì che l'Occidente continui ad arretrare. Siamo sotto attacco e dobbiamo saperlo. Grazie.
Onorevole Nissoli, Figgero Nissoli. Allora, noi faremo adesso la sua interrogazione sulle misure di sostegno ai connazionali in condizioni di indigenza residenti nel nord e il centro.
interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Maggi relativa alle misure da adottare in merito alle violazioni dei diritti umani in Bielorussia. Prego, onorevole Maggi. La ringrazio, Presidente. Come è noto, dopo le elezioni presidenziali del 9 agosto 2020 vi sono state in Bielorussia delle proteste di massa contro le frodi elettorali riconosciute anche dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti, che insieme a molti altri paesi non hanno riconosciuto la legittimità di Lukashenko come presidente. Queste repressioni hanno avuto una forma estremamente violenta, con gravissime violazioni dei diritti umani, che hanno portato la stessa Unione Europea e gli Stati Uniti a imporre delle sanzioni. Ci sono molte sparizioni di molte persone, violenze sistematiche di massa, stupri, detenzioni illegittime. Si contano nel novembre 2020 oltre 25.000 persone imprigionate dalla polizia durante le manifestazioni di massa che si tengono in particolare nei fine settimana nelle città bielorusse. Una fascia di popolazione particolarmente colpita è quella dei docenti e degli studenti, con anche licenziamenti oltre che arresti indiscriminati. Di fronte a queste violazioni così gravi dei diritti umani appare a nostro avviso improcrastinabile un intervento concreto del governo per sostenere la popolazione bielorussa, e quindi siamo a chiedere quali iniziative intenda adottare il nostro paese, in particolare finalizzate al rilascio di un numero di visti di ingresso per motivi umanitari, finalizzati all'ottenimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, e che cosa invece ritenga il nostro governo rispetto alla misura di ritiro dell'ambasciatore italiano a Minsk, misura che molti altri paesi europei e i nostri partner hanno ritenuto di adottare. Grazie. Governo. Sì, grazie Presidente. Dall'indomani delle elezioni presidenziali svoltesi in Bielorussia il 9 agosto scorso, l'Italia ha aderito alla posizione concordata al più alto livello dall'Unione Europea, che ne ha disconosciuto l'esito e ha richiesto la cessazione di ogni repressione, la liberazione dei detenuti politici, l'avvio di un dialogo tra governo e opposizioni e la tenuta di nuove elezioni libere e regolari. Anche tramite le dichiarazioni dell'alto rappresentante UE abbiamo espresso ripetutamente la nostra ferma condanna per le violazioni commesse dal regime del presidente Lukashenko, chiedendo la cessazione di ogni violenza e indagini sugli abusi rilevati. Il perdurare delle violenze a Minsk ha motivato il nostro consenso all'adozione di due pacchetti di sanzioni individuali mirate, visa ban e asset freeze, nei confronti di un totale ad oggi di 55 individui, tra cui lo stesso presidente Lukashenko, nonché appartenenti agli apparati di sicurezza e alla commissione elettorale, e ritenute a vario titolo responsabili rispettivamente delle repressioni e di frode elettorale. Un terzo pacchetto sanzionatorio ha ricevuto avallo a livello politico ed è attualmente in via di finalizzazione nei competenti gruppi di lavoro consiliari UE. L'Italia ha inoltre sostenuto il consenso dell'Unione Europea, esplicitato nella dichiarazione del 24 settembre dell'alto rappresentante Borrell a nome dei 27 e nelle conclusioni del Consiglio Affari Esteri del 12 ottobre, secondo cui Lukashenko manca di legittimazione democratica. Si tratta di una posizione politica chiara che consente peraltro di non compromettere del tutto i potenziali canali di comunicazione con Minsk, evitando prese di posizione dalle implicazioni politiche e giuridiche incerte. Merita ricordare che Polonia e Lituania hanno richiesto a tutti gli Stati membri di ritirare i propri ambasciatori in segno di solidarietà, a seguito del richiamo dei rispettivi ambasciatori loro imposto da Minsk, oltre ad un obbligo di riduzione del personale in sede. A tale proposito, in ambito UE sono state concordate diverse iniziative, lasciando ai singoli Stati membri la facoltà di determinare le modalità di espressione della propria solidarietà. L'Italia ha sostenuto alcune iniziative di sostegno pubblico alla solidarietà e coesione dell'UE, accettando in parallelo la richiesta polacca di assumere presso la nostra ambasciata a Minsk la responsabilità del rilascio dei visti d'affari bielorussi per la Polonia.
Sebbene alcuni partner UE abbiano effettivamente scelto di ritirare il proprio capo missione da Minsk, peraltro in via esplicitamente temporanea, sono infatti tutti rientrati dopo qualche settimana, da parte italiana si è preferito evitare di contribuire ad una spirale escalatoria con il regime, anche allo scopo di preservare la presenza e il ruolo dell'Italia in Belarus. Una posizione analoga a quella dell'Italia è stata assunta da Svezia, Austria, Finlandia, Paesi Bassi, Ungheria, oltre che dalla stessa Unione Europea, la quale non ha fatto stato di contemplare il ritiro del capo delegazione a Minsk, proprio per mantenere la propria operatività nel Paese in questa fase molto delicata. È inoltre utile ricordare che il governo italiano mantiene opportuni contatti con esponenti delle opposizioni bielorusse, come segnalato da ultimo dal cordiale e costruttivo colloquio avuto dal sottosegretario Scalfarotto con i noti esponenti del Consiglio di coordinamento delle opposizioni bielorusse, Svetlana Tikhanovskaya e Pavel Latusko. Con riguardo alla richiesta sui visti, l'ordinamento italiano non prevede una tipologia di visto specifica per consentire di fare ingresso in territorio nazionale esclusivamente al fine di presentare domanda di protezione internazionale. L'esistenza o meno di tale tipologia, il cosiddetto visto umanitario o VTL per motivi umanitari, è stata oggetto di un intenso dibattito in ambito Unione Europea in merito alla portata dell'articolo 25 del Codice Comunitario dei Visti, che prevede, in presenza di determinate fattispecie di urgenza, inclusi motivi umanitari e di interesse nazionale, la possibilità del rilascio di un visto Schengen di breve soggiorno a validità territoriale limitata allo Stato Schengen emittente. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in una pronuncia resa il 7 marzo 2017, non ha tuttavia ritenuto conforme al diritto dell'Unione Europea l'interpretazione secondo cui l'articolo 25 del Codice Comunitario dei Visti consentirebbe di presentare presso un'ambasciata o una rappresentanza consolare di uno Stato membro una domanda di visto al fine di poter viaggiare in piena sicurezza e legalità verso lo Stato in questione per poi presentarvi domanda d'asilo conformemente alla normativa nazionale. Allo stato attuale le autorità consolari italiane rilasciano VTL per motivi umanitari ex articolo 25 in casi estremamente circoscritti nell'ambito di progetti strutturati, cosiddetti Complementary Legal Pathways, volti al reinsediamento in Italia di soggetti particolarmente vulnerabili, individuati in paesi di primo asilo con il coinvolgimento di UNHCR e OIM e spesso già presenti in campi di accoglienza da loro gestiti. Segnalo che non risultano al momento specifiche richieste di protezione umanitaria da parte di cittadini bielorussi. Continueremo comunque a valutare gli sviluppi della situazione anche al fine di favorire, in coordinamento con i partner UE, eventuali misure di accoglienza e protezione nei confronti di cittadini bielorussi costretti a lasciare il paese per sfuggire alla repressione. Grazie Presidente, io ringrazio il Governo per la risposta articolata che mostra insomma anche l'esame e la consapevolezza che c'è su tutta la complessità di questa situazione, anche alla luce del fatto che finora le sanzioni che sono state applicate purtroppo non hanno portato a una riduzione delle repressioni e né a una riduzione della gravità, quindi della situazione di violazione dei diritti umani in Bielorussia. È importante conoscere il ruolo dell'ambasciata italiana in questo momento a Minsk rispetto ai visti che vengono rilasciati per i paesi confinanti e quindi questo credo sia un ruolo importante che la nostra ambasciata sta rivestendo. Questo lo riconosco anche alla luce del fatto che inizialmente va sottolineato il nostro governo, non ha espresso una posizione forte né adeguata alla gravità di quello che stava accadendo. Tanto è vero che è stato necessario in una prima fase un intervento del Capo dello Stato per esprimere con chiarezza e nettezza la condanna per quello che stava avvenendo in Bielorussia e quindi io spero che ci possa essere da parte del governo italiano di qui in avanti una posizione più ferma e più esplicita di condanna. Grazie. È discussa, quindi